Ovviamente voglio discutere quando questo, spiro rettangolare è inclinato. È inclinato. E abbiamo forse capito che c'è un'orientazione speciale. In realtà ce ne sono due, ma una è più speciale dell'altra. Potete capire che è speciale, perché basta che ce ne sia, che ce ne sono di speciali, perché basta che questo sia inclinato in questo senso, inclinato, che vedete che la forza su questo estremo qui, quindi forse è il caso di ridisegnarlo. Questo è il lato A e voi state guardando così, va bene? E questo, se volete, è una vista, facciamo la vista... stavo per dire dall'alto, nel senso che potete immaginare di avere di avere l'occhio quassù e di guardare in giù come l'occhio di Sauro che guarda, però qua dovrei mettere delle X, no, che rappresentano il campo giallo, che il campo magnetico che entra nella lavagna, ma quello contrasta con questo disegno qui, quindi se volete è la vista dal basso, state guardando così, va bene? Quindi questa vista qua è la vista dal basso. In questo disegno è come se voi avete l'occhio qua, va bene? Vedete il campo magnetico che vi viene in faccia. Questo è il campo magnetico, vedete delle frecce che vi stanno venendo in faccia, quindi sono dei punti. Ok, bene così. Allora, il campo magnetico a questo punto è very basso, lo è pure qui, e che evidente è un campo uniforme. Per ipotesi, questo esercizio è un campo uniforme. Quindi questo esercizio B, che a priori dipende dal punto, in realtà è un valore costante nella direzione X. Ok? X è verso il basso, Y è verso la vostra destra e Z esce, d'accordo? Va bene. Quindi vedete che c'è un momento torcente che prima non c'era. Quando la spira era messa così, non c'era un momento torcente. Certo, c'erano delle forze a voler deformare la spira, ma non c'era un momento torcente. Appena io inclino, certo ci sarà una tendenza a deformare la spira, ma c'è anche un momento torcente che gli dice quell'orientazione non mi piace, e io per tenerla così devo applicare un momento torcente per compensare, per equilibrare quella che nasce dalla forza di Lorentz, e questa nasce dalla forza di Lorentz con questa nasce dalla forza di Lorentz. Quindi per equilibrare il momento torcente io devo applicarlo, fare muscoli, acido lattico. Appena io tolgo il momento di inerzia che equilibra quella lì, scusa, sono stanco, vedete? Appena tolgo il momento torcente che equilibra quella di Lorentz, quella spira, che per un attimo era fermo, quando lascia la presa non sarà più fermo, perché essendoci un momento torcente accelererà angolarmente, d'accordo? La legge di Newton è I teta due punti uguale a tau, se tau è diverso da zero, teta due punti è diverso da zero. Quindi qual è la direzione di tau? Entra nella lavagna se la spira è così, quindi lui, questo tenderà a accelerare in questo verso, tenderà, guardate, se tau entra col mio pollice, le mie dita rappresentano la direzione nella quale accelererà angolarmente, quando mollo la presa lui ruoterà in senso orario. Se la spira fosse stata inclinata così, avrei avuto gesso rosso, dov'è? Ecco. Avrei avuto questa forza così. Quindi quando è inclinato in questo modo, il momento torcente è uscente, quindi quando mollo la presa, l'oggetto accelera angolarmente in senso antiorario, d'accordo? Quindi vedete che questa spira, se il campo magnetico sta andando dal soffitto al pavimento, quando è così c'è una tendenza a espandere, a deformarsi. Quando lo inclino in questo modo qua, quando mollo la presa, lui accelererà in questa direzione. Se lo avevo così, lui accelererà in questa. Quindi potete intuire che se mollo la presa, lui farà così, perché accelera così, ma poi arriva in velocità angolare, ha un momento di inerzia e quindi prosegue il suo moto rotazionale
si trova dall'altra parte e c'è un momento di inerzia che vuole riportarlo, c'è un momento torcente che vuole riportarlo indietro. Quindi lui, adesso è chiaro questo, il momento torcente, quando è orientato in questo modo, tau entra, come posso scriverlo? Facciamo in bianco la lettera. Con questa configurazione qua, tau entra. Con questa, tau esce. Adesso è chiaro questo, no? Dovete notare in qualche modo l'analogia tra, pur tenendo fortemente presente le differenze, ma dovete notare le analogie, no? Se questo è positivo, se le cariche positive sono qua e le cariche negative sono qua, se il dipolo è messo in questo modo, che so, la carica positiva è qua e la carica negativa è per di qua, qual è la direzione di tau? Con la forza, cosa avevo disegnato? Con rosso le forze? Sì. Qua è la forza, questa è la forza. Questo è un tau, vedete, tau entra, quindi quando mollo la presa, questo ruoterà in senso orario, quindi questo è un tau entrante. Entra. Se invece il dipolo era messo così, ok? La forza era così, la forza era così, e qua avete un tau. Vedete che il pollice esce, quindi quando mollo la presa l'angolo girerà, il dipolo girerà in senso anti-orario, quindi questo è un tau che usce, che esce. Ok? Quindi c'è un'analogia tra queste due, no? Fra il dipolo così, farà trac, 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 trac. Questa? Notate le analogie, le differenze, anche le analogie. Adesso voglio scrivere qual è il momento torcente, ma prima di farlo voglio che meditiate su questo, perché questo qua ovviamente è un pezzo di filo, è un pezzo di filo, e su quel filo io ho tanti portatori di carica. Shhh. Ogni portatore di carica sente una forza, no? Quindi loro stanno viaggiando in questa direzione e il campo magnetico sta uscendo. Aspettate, come ho fatto? Sì. Qual era il disegno? Vista dal basso? Vista dal basso, quindi lui sta la corrente sta così, così, e vabbè, l'orientazione è l'altra orientazione. Il messaggio è che ogni portatore di carica sente una forza. In un certo filo, immaginate un filo che abbia una sezione A, quindi questo filo ha una sezione A e ha una certa lunghezza, questo è B, e questa è una sezione lungo A. Quindi su questo segmento qui, che è lungo B, qual è la forza che sta agendo su tutto quel segmento? Ovviamente è la somma delle forze che agiscono sui singoli portatori di carica. Quindi il singolo portatore di carica, magari vi dico con F minuscolo per distinguerlo dalla forza complessiva sul filo. Ogni portatore di carica, se sta viaggiando verso l'alto in questo disegno, e B è verso di voi, la forza è per di qua, ma quante ce ne sono in questo segmento? Quante ce ne sono? Beh, di portatore di carica ce ne sono N per unità di volume. Ma qual è il volume del filo? Il volume è la sezione per l'area della sezione per la lunghezza. Quindi questo è il volume complessivo del filo. D'accordo? Ognuno di loro sente una forza che è QVB. QVB. Guardate questa formula, questa è la forza complessiva. Questa è la forza complessiva. In termini solo dimensionali, se volete. Cioè la forza nasce dalla forza su ognuno. Quante ce ne sono per unità di volume? Per il volume complessivo. L'avete visto? Questa è la forza sul singolo
questo è quante ce ne sono per unità di volume, questo è il volume, quindi questo è quante ce ne sono in quel volume, ognuno sente quello. Quindi se vi fermate a pensare, visto che in ultima analisi questo è un prodotto vettore, la forza c'è se V e B sono storti. Se V e B non sono storti, non c'è alcuna forza. Deve essere chiaro che se questa è l'espansione polare e se il filo è così, con la corrente che sta con la corrente convenzionale, quindi la densità di corrente convenzionale è così, questo filo per conseguenza non sente una forza, perché la velocità dei portatori di carica è parallela a V. Per sentire una forza, il filo deve essere storto. Cioè la velocità di deriva del portatore dentro il filo deve essere storto, cioè il filo deve essere storto. Quindi vedete, questa è la formula che non vi sto dimostrando come farebbe un matematico, ma vi sto dando una spiegazione plausibile. Dovete vederla e capire da dove viene. La forza totale sul filo di lunghezza L, di lunghezza L, dipende come è orientato il filo. Se il filo non è storto rispetto a B non ci sarà alcuna forza. Se il filo è a 90 gradi rispetto al campo magnetico ci sarà la forza massima. Se il filo è inclinato a un angolo intermedio tra l'essere parallelo e l'essere completamente storto, cioè a 90 gradi, avete il seno dell'angolo. Ok? Quindi la lunghezza del filo lo faccio diventare un vettore, perché voglio tenere conto dell'orientazione del filo rispetto a B. Quindi questo mi dà la forza totale sul filo e la corrente per la lunghezza del filo pensata come un vettore che quindi è orientata rispetto a B, opportunamente storto oppure no, prodotto vettore, cioè mi pongo il problema se il filo è storto o no rispetto a B e di quanto è storto, d'accordo? Quindi la forza varia con l'angolo, quindi il modulo di questa forza è il modulo della forza è uguale alla corrente, alla lunghezza del filo, al modulo del campo magnetico, che in questo esercizio l'ho chiamato I0, per il seno dell'angolo che c'è tra il filo, pensato nel senso come un vettore, come è orientato, rispetto a B. Quindi se l'angolo è 0, il seno vale 0 e non ho alcuna forza. Perché? Perché la forza uguale funziona così, no? Guardate questa formula e applichiamolo qui. Il disegno è compromesso, cancello un po'. Deve essere chiaro, guardate com'è fatta. La I cos'è? È una densità di corrente. La I è il flusso di densità di corrente, quindi è una densità di corrente moltiplicato per un'area. J per A. Cos'è la J? È QNV per A. Ok? Quindi se voi mettete questa espressione qui, ottenete questo qua. Che è quello che ci si aspetta, la forza sul singolo moltiplicato per quante ce ne sono. E quante ce ne sono in un dato volume? Beh, numero, la densità numerica per il volume. Quindi com'è la forza qua? Adesso rosso. Quindi la forza qui, che è di là, quindi lo scrivo come modulo, mi interessa il modulo, cos'è? Di nuovo il disegno cos'è? Questo è il lato B, questo è il lato A. Io sto parlando di questo che è il lungo B, cioè la lunghezza di questo segmento è B. D'accordo? Quindi questo è questa formula qua. Ho la corrente che sta girando per la lunghezza, quindi per B, per il B piccolo, da non confondere con B maiuscolo per cortesia. Per il B maiuscolo, per il seno tra l'angolo, cioè il seno dell'angolo, quale angolo?
l'angolo tra questo segmento qui e il campo magnetico B, che è di nuovo in giallo. Quindi B qui sta facendo così. Qual è l'angolo tra il segmento, questo è il segmento B, la corrente sta seguendo questo filo bianco, questo pezzo di plastica bianco verso di voi, qual è l'angolo tra questo filo bianco e il campo giallo? 90 gradi. Quindi questo è uguale a I B, che è la lunghezza del tratto B, per B0 e basta. Perché il seno dell'angolo, quale angolo? L'angolo tra il filo e il campo B. Quindi deve essere chiaro che l'angolo, che il seno dell'angolo, che è qui, seno, questo angolo non è questo angolo qua che avevo accennato prima. Quindi deve essere chiaro, questo scrivetelo per esteso. Mannaggia a me, l'ho scritto qui e invado il disegno, lo abbasso. Quindi questa forza qua, questo signore qui, è uguale alla corrente che sta girando su questo benedetto filo, ok? La corrente qui A, che è J per la sezione del filo, bla 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 bla, per la lunghezza di questo tratto B, per B0, il campo magnetico, per il seno di quale angolo? L'angolo tra il segmento o il lato, come lo vogliamo chiamare? Il segmento, perché questa era la formula di un segmento, la forza su un segmento, tra il segmento percorso la corrente, segment percorso da I, angolo tra il segmento percorso da I e il campo T, d'accordo? E questo angolo qui, quanto vale questo esercizio? Pi greco mezzo. Quindi questo, ci siamo? Questa forza è la stessa. Quindi qual è il momento torcente? Sicuramente il momento torcente in questa configurazione entra nella lavagna. Quando era girato stava uscendo, ma in questa configurazione entra. Quindi in questo momento è meno ovviamente UZ, perché UZ esce. Quindi questa configurazione, quando è così, tau entra la lavagna. Quando è così, tau esce, scriverei col segno più. Per non confonderci, forse è il caso di parlare del modulo. Poi il verso lo capiamo, si capisce con la mano destra. Parlo del modulo, va bene? Il modulo, il momento torcente, sarà la forza per il braccio di leva. È una coppia, no? È una coppia torcente. Quindi qual è il braccio di leva? Questo è il braccio di leva qua. Qual è il braccio di leva? Qual è questa distanza? Allora, questo cos'è? Questo è A, no? Questo è A, è la lunghezza di questo segmento qui. E qui dobbiamo parlare del famoso angolo. Quale angolo? Quello rispetto alla famosa configurazione speciale stabile. Quindi la configurazione speciale diventa quella rispetto alla quale ci conviene misurare gli angoli. È analogo al pendolo, no? Questo è il pendolo. Questa è la configurazione stabile. Questa è una configurazione, si misura l'angolo dall'angolo di, dalla configurazione di equilibrio. Quindi questo angolo qui lo misuro dalla orientazione di equilibrio. Faccio in qualche colore sgargiante, in blu. Questa è la di, questo è l'asse, quello è l'orientazione di equilibrio. Misuro gli angoli da quell'asse là. Lo vedete? Misuro gli angoli dalla configurazione di equilibrio. E quindi io voglio sapere qual è il braccio di leva per poter scrivere il momento torcente. Il momento torcente sicuramente è la forza. E B, B cos'è? B0, il seno dell'angolo, ma vale 1. Adesso devo scrivere per il braccio di leva. Quanto è il braccio di leva? È questa distanza qua. Allora, questo è l'angolo teta,
Quindi quando questo angolo chiude, questo angolo chiude qua. Siete d'accordo? Quando questo un altro colore, cosa posso usare qua? Colori non ne ho tanti diversi, facciamo un arancione, va. Questo arancione qua rappresenta l'asse della spira, questo che io ho indicato così. Quindi voi attaccate sulla spira a 90 gradi questa pezzo di plastica che fa da indicatore, d'accordo? Quindi quando l'indicatore è così, quando l'indicatore è parallela alla linea blu, vuol dire che questa spira è orientata nella configurazione di equilibrio. Quando faccio così, vedete che l'angolo è questo qui, no? Quindi quando questo si apre, questo si apre, quando questo è zero, questo è zero. Quindi l'angolo è questo, d'accordo? Quindi è questo, e quindi cosa è il braccio di leva? È A per il, questo è il cateto opposto a questo angolo, quindi il seno di teta. Quindi scrivo A seno di teta. Deve essere chiaro chi è teta, eh? Teta è l'angolo tra l'indicatore sulla mia spira, che metto così, e questo vi deve ricordare qualcosa, no? Non è la stessa convenzione che usiamo per orientare le piastrelle. Quindi immagino la superficie matematica individuata dalla spira rettangolare, qual è? Per esempio quella tesa come un tamburo, questa qua, ci appiccico un vettore, il modulo di questo vettore sarà per esempio l'area, poi l'orientazione è messa. Pensando a questa freccia come indicatore, posso dire se questa piastrella è orientata o meno nella direzione di equilibrio. Così è nella posizione di equilibrio, così no. Così no. D'accordo? Permettetemi di scriverlo in modo in cui ho I, B0, anzi facciamo così. B0, I, A, B, seno di teta. Questo cos'è? Quello è l'area della spira. Il rumore di Crowner sta assalendo pericolosamente. Là in fondo, per cortesia, silenzio. Quindi il momento torcente, il modo del momento torcente lo posso scrivere così. Qual era il modulo del momento torcente sul dipolo elettrico? L'ho cancellato. Guardate il vostro quaderno. Rifaccio rapidamente il disegno. Questo era che era sotto. Questo era più. Era meno. Qua avevo, che so, la carica positiva era qua, la carica negativa era qui. E qual era il tau in questo caso? Il modulo, perché abbiamo capito che il tau è perpendicolare alla lavagna, sarà uscente o entrante a seconda che sia orientato in un modo o nell'altro rispetto alla direzione di equilibrio. E qual era la direzione di equilibrio qua? Tutti questi gessi colorati non diventa matto. Mamma mia, questo è la direzione di equilibrio, quindi il dipolo è così e voi misurate l'angolo in che modo? Così, dalla posizione di equilibrio, perché questa è la posizione di equilibrio, quando quello negativo è in alto e quello positivo è in basso. Questo è l'equilibrio stabile, stabile, quindi misurate l'angolo rispetto alla direzione dell'equilibrio stabile, quindi misurate l'angolo così. Quindi se questo è il vostro teta, qual era il tau? Invece di B0 c'era E0. Invece di, guardate le analogie. Io adesso faccio un riquadro attorno a la corrente e l'area. Nella forma del dipolo elettrico era, invece di B0 era E0.
invece di questa roba qua avevo Q di seno di teta. Vedete l'analogia di queste formule? Che seno di teta su entrambi, c'è il campo elettrico in uno e il campo magnetico nell'altro. In quello elettrico c'è Q per D, in quello magnetico c'è E per A per B. Questa è la carica elettrica per la distanza tra le due che costituiscono il dipolo elettrico. Questa è la corrente e un'area. Ok? Adesso io voglio elevare questo a analogia e forzarlo giù fino alla vostra testa. Convenzione, questo è un dipolo elettrico, eccolo qua. Questa è la carica positiva, Q, questa è la carica meno Q. Definisco un nuovo vettore. Silenzio! Silenzio! Il vettore lo indico con una P maiuscolo stilizzato, così. È una P stilizzata, da non confondere con il momento della qualità di volta. Non confondere con la qualità di volta. La definisco così. Allora, questo immaginate che sia l'asse X e l'asse Y. Questo è il vettore che va dall'origine alla carica negativa. Che so, lo indichiamo così, con R col pedice negativo. Questo è il vettore posizione che va dall'origine alla carica positiva. D'accordo? Questo signore qui si chiama il momento di dipolo elettrico. Momento di dipolo elettrico. Ed è definito così. Q piccolo, la carica, questa è la carica Q, questa è la carica meno Q, definito così. Q per R più meno R meno. Questa è la definizione del momento di dipolo elettrico. È un vettore. Che modulo ha e che direzione ha? Il modulo di P è uguale a Q per il modulo di questo. Intanto capiamo chi è questo vettore, per cortesia. Così lo individuiamo, magari a disegno in arancione. Ecco qua l'arancione per terra, lo stavo per schiacciare. Chi è questo? Chi è questo vettore? È la posizione di R più rispetto a R meno. Quindi è questa freccia qua. Questa qua è R più meno R meno. Ok? Perché io vado da qua a qua, o diretto, o passando per l'origine. Meno R meno più R più. D'accordo? Qual è il modulo di questo vettore? È la distanza tra le cariche, quello che io avevo chiamato D. È quello che io avevo chiamato D. E qual è quindi la direzione di P? La direzione di P, adesso P, io la disegno quale colore? Facciamo in blu. Io sto per disegnare P. Ovviamente questa freccia già arancione e questa roba qua, questa è la freccia arancione. E la freccia arancione ha che dimensioni? È una lunghezza, è un vettore spostamento che va dal negativo al positivo. P non ha le dimensioni dello spostamento, è una carica per lo spostamento. Quindi la freccia blu che sto per disegnare, a rappresentare questo signore qui, è un vettore diverso. Quindi io lo devo disegnare liberamente sulla tavola con una leggenda tipo tot centimetri equivalgono a tot coulomb metri. Se questo rappresenta il vettore spostamento, la freccia blu la devo tirare liberamente. La tiro, che so, così. È in questa direzione. Va dal negativo... che direzione ha? Va dal negativo al positivo. Che modulo ha? Q per D. Che direzione ha?
la direzione del segmento che va dal negativo al positivo. Perché per definizione lo vedete, questa è la freccia che mi dà la direzione di P. E questa freccia è la freccia dell'arancione, va dal negativo al positivo. Non so come dirvelo di più, ma l'importante è che va dal negativo al positivo. Conficcate la vostra testa, non lo voglio sentire urlare in maniera pagata. E io vi dico, qual è il momento torcente di un dipolo elettrico messo in un campo elettrico, per esempio tra quelle create da due piastre parallele? Il momento torcente è, lo scrivo in rosso, il momento torcente è P vettore E. Questo è il momento torcente. Questa formula vi dà la direzione e vi dà il modulo. Guardate la direzione, guardate il modulo prima. Qual è il modulo di tau? Il modulo di tau è il modulo di P per il modulo di E per il seno dell'angolo. Infatti, guardate qua. Questo è il modulo di E, questo è il modulo di P e questo è il seno dell'angolo. Guardate questa e provate ad azzardare la formula, il momento torcente su... Ah, su cosa? Devo dire cos'è. Allora, qua ho definito cos'è un momento di dipolo elettrico. Adesso sto per definire un momento di dipolo magnetico. Siete svegli? Ok. Cosa faccio? Devo pensare a una spira. Ecco la spira. Disegnate un po' prospetticamente, questa è la parte che viene verso di voi, d'accordo? Immaginate, questa spira ha una certa dimensione, immaginate la rettangolare più o meno, potrebbe anche essere circolare, potrebbe anche essere una spira circolare, un po' prospettica. Questa è una spira, ok? È un pezzo di rame sagomato a forma di rettangolo o a forma di cerchio. Immaginate queste spire che individuano un'area. L'area che individuano, per esempio, è l'area della membrana tesa come quella di un tamburo, appoggiata su questa curva. Queste individuano un'area. Quale area individuano? Individuano questa area qua. Adesso immaginate che queste spire siano percorse da corrente. Perché stiamo studiando il comportamento di una spira percorsa da corrente in un campo magnetico. Facciamo che la corrente stia girando, che so, così. Sta girando così, sta girando così, sta girando così, sta girando così, così. Prendo la mia mano destra, mi siedo sulla sinistra, nascondo per un attimo il pollice, prendo le mie dita, le libero, le sciolgo e le metto come nel verso di percorrenza della corrente della spira. Poi alzo il pollice e vedo qual è la direzione del mio pollice. Come vedete, il pollice è verso di qua. Il pollice è verso di qua. Quindi definisco un momento di dipolo magnetico. Si indica con una specie di M stilizzata. Io la scrivo così, questa è una specie di M stilizzata. Certi testi magari M piccolo e quello è un P. Faccio la notazione che mi piace a me, sono io il docente del corso. Momento di dipolo magnetico. Momento di dipolo magnetico. E per definizione, la corrente che sta girando, quindi qua ho visto la corrente che gira, la corrente che sta girando, moltiplicato per il vettore area di quella spira. Quindi questo vettore qua, eccola qua, il vettore area è questo. Ha un certo modulo. Qual è il modulo di vettore area? Sono i metri quadri della membrana tesa come un tamburo su quella spira. Che verso ha? Ve la dà la mano destra. Quindi il momento del dipolo magnetico è, per definizione, la corrente per l'area vettore. Questa è la definizione di M, questa è la definizione di T.
E quindi vedete che nel contesto di una spira percorsa da corrente in presenza di un campo magnetico, il momento torcente su una spira percorsa da corrente in un campo magnetico si scriverà come? Qualcuno vuole azzardare? Guardate la formula sotto. Sarà M vettore B invece di E, mettete B, e invece di P mettete M. E il modulo di questo è proprio questo qua, perché I per A per B, questo è l'area, I per A è M, quindi questa roba qua è M, I per M se lo vedete. Ok? Quindi vedete come ci sono delle analogie così forti che se uno impara una formula sa scrivere subito l'altra. Certo che sono diversi, perché uno è un dipolo elettrico, un momento dipolo elettrico, e un altro momento dipolo magnetico. I campi vettoriali sono diversi, uno è un campo elettrico, uno è un campo magnetico. Sono diverse, perché per il campo elettrico valgono le leggi di Gauss, il campo elettrico, bla bla bla, per l'altro c'è la legge di Gauss per il campo magnetico, la legge di Ampere, sono campi diversi, che hanno fisiche diverse, ma le formule dei momenti torcenti sui rispettivi momenti di dipolo sono uguali formalmente, fate le debite sostituzioni. Quindi il comportamento è molto simile. Notate che la freccia di A va nel verso del vostro pollice, la freccia B, la freccia blu, P, la freccia P va dal negativo al positivo. Sono queste cose che dovete ricordare. Il momento di polo elettrico va dal negativo al positivo, il momento di polo magnetico va come il vostro pollice della mano destra, si intende. Se mettete un dipolo di qualunque tipo, elettrico o magnetico, nei rispettivi campi pertinenti, quello elettrico va in un campo elettrico e quello magnetico va in un campo magnetico, tutte e due si comporteranno come degli oscillatori. Però solo se l'angolo iniziale è piccolo, seno di teta e circa teta, quegli oscillatori sono quasi degli oscillatori armonici. Ok? Un dipolo elettrico oscillerà, un dipolo magnetico oscillerà. Se l'angolo di partenza è piccolo, questa oscillazione sarà quasi un oscillatore armonico e sarà quindi legittimo per me chiedere a voi, a un orale, qual è il periodo di oscillazione. Ma adesso, qual è l'asse di rotazione di questa spira? È quest'asse qua. Quindi dovete saper calcolare il momento di inerzia di una spira rispetto a quest'asse. Quindi, se la spira è vuota, qui ci sono le domande da fare ai meccanici, se la spira è vuota, questo è l'asse di rotazione. Allora avete un tratto A e un tratto B, e dovete, e quindi questa spira avrà una certa massa, no? Avrà una certa massa che dipenderà dalla densità del filo. Se avete un filo di alluminio, una spira di alluminio A per B, o un filo di oro A per B, è chiaro che le masse sono diverse, no? Quindi dovete saper calcolare il momento di inerzia di questa cosa rispetto a quale asse è l'asse di rotazione, che è questa. Questa asse di rotazione. Poi io, perché sono magari simpatico, posso dire che il filo magari è di massa trascurabile, però il corpo, quello che il meccanico è costretto a mettere qui per evitare che il filo si deformi appena la corrente circola, quella cosa che lo imbraga magari è una piastra di acciaio o di alluminio. Allora qual è il momento di inerzia di una piastra dove sulla periferia della piastra c'è una corrente che circola di massa trascurabile, il filo, però la piastra ha una massa, quindi dovete sapere il momento di inerzia della piastra, e questo lo sapete fare, certo. No? Quale sarebbe il momento di inerzia di un disco? Ma attenzione, l'asse di rotazione è questa. Se la spira fosse circolare, com'è il momento di inerzia di questa? Voi conoscete il momento di inerzia di questa, no? Che passa perpendicolare all'asse, ma c'è il teorema degli assi perpendicolari, non adesso è un po' creativo, no? Era uno squillo, no? Giusto? Terrine ste cose. C'è sacco.
C'è un sacco di queste due domande, c'è un sacco di fisica, sono tra le mie domande preferite.